Allora, nulla, questa sera noi abbiamo vissuto questo momento molto bello, significativo qui sulla spiaggia della stazione di Pizzo Calabro, un momento che solitamente facciamo tutti gli anni, sia come momento di evangelizzazione, ma anche come un momento di riflessione, no? Sulla parola di Dio, e questa sera ancora di più su un percorso che è quello riguardante la vita di Maria. Una vita difficile, una vita messa alla prova, ma una vita non abbandonata da Dio. E oggi noi abbiamo bisogno proprio di questi messaggi di speranza, un messaggio che vuole dire appunto andare avanti nonostante le difficoltà che la vita ci sta un pochettino provando tutti quanti, no? Considerato anche il momento di prova dovuto al coronavirus, e la gente ha bisogno di sentire parole di forza, di coraggio, e noi l'abbiamo trovato attraverso la parola di Dio. La gente sente il bisogno di spiritualità, la gente sente il bisogno proprio di avvicinarsi a Dio, e momenti come questo ci permettono proprio di vivere quella fede non della teoria, ma quella fede proprio quella fede di vita. Perché poi la parola di Dio, quello che abbiamo fatto questa sera è stato proprio questo, quello di trovare un'applicazione pratica della parola di Dio nel nostro vivere comune, non solo parlare di Dio ma vivere Dio, e la gente sente questo bisogno, sente proprio questo bisogno. Ecco, certo, noi in questi momenti è importante anche quello che è l'apporto di un coro come il nostro, e noi dobbiamo dire che abbiamo delle persone, un coro molto, sono veramente bravi, una voce stupenda, e come diceva Sant'Agostino, cantare bene significa pregare anche bene, perché abbiamo delle voci meravigliose che ci aiutano a pregare bene attraverso anche il canto. Un ringraziamento va a loro, un ringraziamento va a tutti i collaboratori, no? Che permettono pure di vivere momenti come questi, che richiedono una certa organizzazione, soprattutto in tempi di Covid come quello che stiamo vivendo noi. Ed è importante la presenza di persone capaci di stare vicino a dei sacerdoti affinché tutto si possa svolgere per il meglio. Quindi un grazie di cuore a tutti quanti i collaboratori. Grazie.